The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Salve a tutte ragazze, oggi sono qua per fare il mio primo video tutorial di make-up, ma per Halloween, quindi un trucco particolare appunto per questa festa lugubre. Quindi ho deciso di fare un tutorial classico da strega, per fare un make-up appunto ispirato alle streghe, quindi un trucco abbastanza forte. E spero vi piaccia, ho adottato pochi elementi che possano far capire che sia da strega, però spero che quegli elementi possano piacervi, perché sono degli elementi particolari del trucco e sono davvero strani, non so come mi siano venuti in mente. Vabbè, passiamo al tutorial. Allora, incomincio applicando una crema che è quella di Tesori d'Orienti ai frangipiani delle Indie, che è questa. Profumazione ottima ed è molto idratante. Tiro i capelli indietro. Ok. Ne metto pochissima, giusto per idratare il viso. Oddio, questo ciuffo. Ok. No. Un attimo, lo metto nella mollettina. Ok. Lo spalmo bene. Ok. E per fare un colorito un po' più scuro, ho preso praticamente un fondotinta, che è questo della Debbie Matte Sun Solution, che è il numero buono, non lo so che tonalità è leggermente pochissimo più scuro rispetto al mio tono di carnagione, la mia tonalità. Lo metto pochissimo sulla mano, così. Ok. E lo applico con questo pennello, finalmente lo uso, della Betty, che è quello che è a doppia, e lo vado ad applicare su tutto il viso. Lo applico velocemente perché sennò ci metto 3 ore. Per la luce non so quanto mi possiate vedere più scura. Ok. Adesso prendo il mio praticamente dall'altra parte ho l'applicatore con la lingua di gatto,
che è questo, e con questo vado ad applicare, diciamo, creo una base per mettere l'ombretto. Allora, la base che ho deciso di applicare è questa. È questa qua da una mia palettina della L'Oreal Paris, che si presenta così. E vado a mettere la tonalità più chiara, numero 3, che è questa. Questa qua, la prima. Vado ad applicarla su tutto l'occhio. La stendo bene per uniformare proprio il colore, perché non voglio che rimangano spazi, quindi la stendo su tutta la palpebra. Faccio lo stesso dall'altra parte. Ok. È molto 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 chiara. Spezzare vado a prendere un grigio scuro, quindi per dare definizione all'occhio prendo questo grigio scuro dalla mia palette dell'H&M, dell'HM, che è questo colore che è un grigio metallizzato. Lo vado ad applicare alla parte esterna della palpebra e lo vado a sfumare verso l'interno, quindi così. Ok, cerco di sfumarlo bene. Poi tanto se non riesco a sfumarlo meglio, vado a prendere l'altro mio pennellino, quello da sfumatura, lo applico anche dall'altra parte, facendo la stessa cosa. Non vado a superare questo, cioè non vado a superare questa estremità dell'occhio dove finisce. Non so se vedete, è bellissimo questo ombretto, è davvero fantastico. Vado ad applicare un altro pochino qua. Ok. Adesso prendo praticamente il mio sfumino, un ombretto per sfumare dell'HM, che è questo. Vado a sfumarlo meglio con questo praticamente pennello. Lo sfumo internamente. Ok, lo sfumo bene così. Vado a fare lo stesso di qua. Ok. Adesso per dare un effetto matte utilizzo un ombretto che vi faccio vedere che è un bel borgogna di Sephora, della Sephora, scusate, che è questo. Lo vedete, è molto scuro, ma è un bel color borgogna. Ok, allora lo vado ad applicare direttamente con lo sfumino. Quindi mi raccomando. Ok. Lo vado ad applicare praticamente qua. Non vado ad finire praticamente fino all'interno della palpebra. Quindi lo sfumo, ma rimango fino qua. Quindi lo applico tutto qua. Ne metto un altro po',
Lo metto sempre fino a qua. Ok, e vado ulteriormente a sfumarlo. Ok, vado a sfumarlo, a metterlo e sfumarlo anche dall'altra parte, sempre non oltrepassando questa linea. Ok, lo vado a sfumare anche un po' sopra, così, anche di qua, non andando ovviamente sopra le sopracciglia, cioè, sia chiaro. Poi, adesso prendo praticamente un ombretto nero, sempre matte, sempre della Sephora, che è questo, ve lo faccio vedere, e lo vado ad applicare praticamente vicino alle ciglia, ma non con questo pennellino, ma con questo qua che io ho dell'Avon, che è un pennellino per eyeliner, e lo vado ad applicare praticamente vicino alle ciglia per fare tipo appunto una diga d'eyeliner. Lo prendo, non ne devo prendere tantissime, e vado a definire così l'occhio. Ok, ne prendo un altro po' per scurire ancora di più e poi passo all'altro occhio. Porto anche un po' di prodotto, se riuscite a vederlo, porto anche sotto. Ok, adesso vado a prendere sempre lo stesso nero, lo porto dall'altra parte. Ok. Lo sfumo anche sotto. Ok, guardate. Ok, adesso per concludere diciamo questo make-up molto intenso, vado a prendere praticamente il mascara, sì, scusate, mi stavo dimenticando. Il mio mascara è sempre quello è Love Extreme di Essence. Ho un capello che mi dà fastidio. Ok, faccio lo stesso dall'altra parte. Ok, allora adesso ragazze, parte la parte critica. Allora, io ho deciso di mettere delle ciglia finte. Ma è la prima volta che le metto, quindi spero di non commettere errori. Cioè, so come si applicano, ma io che sono un po'. Le vado praticamente a prelevare dalla mia. Praticamente le ho quelle che vi ho fatto vedere, che avevo comprato da H&M. E c'è già la colla, quindi devo solo prenderle e applicarle. Devo solo mettere la colla e applicarle. Un attimo che le prelevo. Allora, eccola, una è questa. Hanno già leggermente la colla, quindi non vado ad applicarla ulteriormente.
Oddio, ragazze. No. Aspetta un attimo che metto la colla che è meglio. Ok. L'applico praticamente praticamente su tutta la parte da metterci, ho fatto così. Ok. Vado ad applicarle sperando che riuscirci. Oddio, no, questo va di qua. Ok. Devo dire che sono lunghissime queste. Ok, sono davvero lunghe. Vado ad applicarle anche dall'altra parte. Ok. Vado ad applicarle. Ok, Madonna, sono davvero lunghissime, però non viene a aver commesso errori. Ok, adesso ragazze, prendo pochissimo blush per definire. Ok, prendo poco di blush. Scusate, mi c'era. Andiamo a fastidio, ok. Adesso passiamo alla zona labbra e vado a fare un mix di due colori. Allora, che sono quello che ho usato nell'altro video, che è che è questo praticamente. Allora, che è il Berry Smooch di Avon, che avevate già visto il colore che era questo. Ok, e vado a fare praticamente come posso dire, un mix, quindi di due colori, e poi quello di Estée Lauder rosso, che è questo qua. Vado a fare un mix di questi due colori per ottenere una tonalità più intensa. Ok, quindi faccio così, metto da una parte il colore, che è quello del Berry Smooch. E poi vado praticamente a mettere l'altro di Estée Lauder, quel rosso matte. Ok. Faccio un mix e lo applico direttamente con il dito. Ok, questo dovrebbe essere l'effetto. Vado ad applicarlo con il dito normalmente. Ok, adesso
Per completare, diciamo, il look make-up labbra, vado ad applicare un luce labbra che è il numero 579 di New York Liquid Lips Shine, che è il Fashionable Fuchsia, che è questo, molto glitterato. Lo vado ad applicare praticamente solo al centro per dare un tocco di lucentezza. Ok, ora praticamente per dare più, come posso dire, per dare più tocco al make-up, ho deciso praticamente di fare questa prova. Anzi, ho dimenticato una cosa prima di fare questa. Faccio un neo. Praticamente per dare più significato al personaggio. Faccio un neo qua, un neo da striga un po' brutto. Lo faccio direttamente con una matita, quindi non. E ne voglio fare anche uno qua. Ok. Ora passiamo a quella cosa che vi ho detto. Allora, praticamente ho comprato questa che è una caramella. Ma questa caramella è un po' particolare. Allora, vi spiego. Questa caramella è, vabbè, si chiama innanzitutto Fini Boom Vampire più Gamma, quindi è praticamente una caramella più una circa. E questa caramella ha un effetto particolare. Innanzitutto, adesso che la mangio, farò delle facce buffe, anzi buffissime, perché questa caramella, eccola qua, è blu ed è molto acida, sa di limone all'inizio, però dà un tocco particolare alla lingua. E quindi volevo creare questa situazione, dato che, cioè, volevo creare questa situazione, volevo creare praticamente il make-up ancora più veritiero, quindi facendo una lingua blu. Praticamente quindi questa cicca dà questo colore alla lingua. Adesso vi farò vedere. Non ridete per favore per le facce buffe che farò perché è asprissima. Non ve la consiglio, ragazze. Questo è il risultato. Io finisco di masticare la cicca. Ho questa porcheria che ho in bocca. Ed è giusto per essere un po' più veritiero il make-up. Una strega con la lingua blu. Vabbè, il make-up diciamo che è concluso, ragazze. Anzi, il tocco finale, la parrucca. La metto direttamente così. Ecco qua. Fa proprio schifo sta cosa. Ve la consiglio per dare un effetto particolare al vostro make-up. Ma non ve la consiglio da mangiare. Ok? Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io finisco di mangiare la mia cicca schifosissima. Questa comunque, non l'ho detto, ma era praticamente un trucco praticamente in collaborazione. Scusate se non ve l'ho detto. È in collaborazione con Cristel Love Cupcakes. Metterò praticamente giù nell'info box il suo praticamente il suo link del canale, così potrete anche andarla a vedere anche lei e andrete a vedere anche il suo make-up tutorial. Magari sa anche migliore del mio, però dai, ci siamo divertite, ok? Ci vediamo al prossimo, ciao!